Consiglio qui davanti al Parlamento. Il Governo avrebbe potuto risparmiare circa 300 milioni di euro accorpando il referendum e le elezioni amministrative di primavera, soldi che potrebbero essere utilizzati per rispondere a tante emergenze sociali. Basti pensare che per la legge per il dopo di noi c'è uno stanziamento di 90 milioni di euro. Qui parliamo di 300 milioni di euro, quindi una somma significativa. Il Governo ha evidentemente paura di questo referendum e vuole scoraggiare la partecipazione puntando sul non raggiungimento del quorum. Il movimento ambientalista e i cittadini sapranno reagire a questo atto irresponsabile. Chiediamo al Presidente della Repubblica Mattarella una riflessione su questa scelta ingiusta e inaccettabile del Governo. La ringrazio onorevole Melilla. Onorevole Pellegrino, l'ultimo intervento. Grazie Presidente. Io voglio farmi portavoce di tutti i cittadini che sono fuori da quest'Aula parlamentare. Tutti i cittadini che hanno chiesto che il referendum sulle trivelle fosse accorpato alla prima data delle amministrative, che non solo vedrebbe un risparmio incredibile di oltre 300 milioni di euro, e sappiamo bene che quando i gruppi parlamentari chiedono qualcosa che ha una copertura, che richiede una copertura di 300 milioni di euro, ci vediamo la porta chiusa in faccia, quindi evidentemente è una cifra molto importante per la ragioneria di Stato. Bene, invece in questo caso, pur di affossare un referendum, pur di chiudere la bocca ai cittadini, si è disposti a pagare un prezzo così alto. Ebbene, io dico al ministro, primo ministro Renzi, è proprio questo quello che lui vuole, mostrare il bastone a tutti i cittadini e dirgli adesso vediamo chi è più forte, se siamo più forti noi al governo insieme a tutte le società multinazionali che richiedono di trivellare i nostri meravigliosi mari e le nostre meravigliose terre, oppure tutti i cittadini italiani che si sono riconosciuti in pochissimi giorni anche in una petizione fatta da Greenpeace che ha raccolto già 65.000 firme in pochissimi giorni. È questo quello che vuole il Presidente Renzi col suo grandissimo approccio democratico nei confronti dei cittadini? Io non credo che sia così. Penso che questo possa essere veramente un grande boomerang che gli può arrivare in contro, non affidando all'Election Day la consultazione referendaria. Ebbene, e questo lo ripeterò fino alla nausea, perché a questo punto il Presidente Renzi si dimostra veramente fossile, mentre noi siamo rinnovabili. La ringrazio. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di venerdì 12 febbraio 2016, ore 9:30, svolgimento interpellanze urgenti. La seduta è tolta.